Questo è il Cristo Redentore. Siamo a Maratea, ma partiamo dall'inizio di questa storia. Camping International. Non lo stiamo sponsorizzando perché abbiamo pagato e anche bene e ringraziato. Siamo nel borgo centro storico di Maratea. Ricordiamo la storia di Maratea? Ricordiamo la storia? No, non la ricordiamo, la storia di Maratea. C'è pure lì in realtà, dovrebbe essere in ogni luogo secondo la teoria, però quello di Maratea sta lì. Ma secondo te sul Cristo la troviamo un po' d'acqua? Ha moltiplicato i panni e i pesci. Ma se sta perdendo un bicchiere d'acqua, dai. Ancora a Maratea, da Terramenta Trotto abbiamo comprato questo comodissimo barbecue portatile. Poi l'alimentare è tutto l'occorrente per la cena di stasera. E adesso? Adesso andiamo da Cristo, in senso fisico, non metaforico. Cioè non in senso spirituale, in senso proprio con la macchina verso la statua di Cristo Redentore. Il secondo Cristo più alto del mondo. Però il terzo non si sa qual è. Vabbè, il primo è quello di Rio de Janeiro, 30 metri di altezza, questo è 22. Scrivete se sapete qual è il terzo Cristo del mondo. No, ma che immensa fortuna! Che immensa fortuna! Qui si paga le parcheggi. Noi paghiamo il parcheggio. Oreste, grazie per la luce. Minimo, ragazzi. Se no, se avete chiuso il video di Maratea. Allora, ragazzi, bello, molto bello. E non l'avete visto montato? Sì, però abbiamo visto smontato. Faremo delle maratelle stasera. Ciao!